C'è tanta di quella roba, sapete, è il tempo che manca. Guardate quanta roba che c'è da fare. Tiziano a Milano, donna allo specchio della schiera. A cura di Valeria Merlini e Daniela Storti, schiera. Palazzo Marino apre di nuovo le porte ai cittadini milanesi e a tutti i visitatori che amano l'arte. Dopo il successo dello straordinario dipinto, la conversione di Saulo di Caravaggio della collezione Descalzi del 2008 e del San Giovanni Battista di Leonardo del Museo del Louvre nel 2009, quest'anno l'esposizione è dedicata a Tiziano, la donna allo specchio, dipinta da un giovane Tiziano Vecellio intorno al 1515. È un'opera ai vertici della sua produzione per raffinatezza compositiva ed eleganza cromatica. Una figura che rimanda al Rinascimento per simbologia rivolta alla centralità della persona. L'intimità di questa scena di vita domestica offre un'immagine di donna assoluta al di fuori del tempo, una bellezza emblematica e consapevole, ma anche un magico spunto introspettivo che fa favorito dal contrapporsi delle visioni specchiate, genera un'idea di femminilità tutto tondo, incredibilmente moderna. Secondo una consuetudine ormai ampiamente collaudata all'esposizione nuovamente ospitata nella Sala Alessi, intende valorizzare il dipinto in senso monografico, fornendo al visitatore uno spettro diversificato di punti di vista allo scopo di arricchire la percezione dell'ambiente culturale che generò quest'opera straordinaria e il fascino del suo autore, che fu profondamente legato a Milano. Grazie all'ausilio dei testi scientifici che completano il catalogo e al confronto vivo e umano con storici dell'arte ed esperti presenti in sala per rispondere alle domande e alle curiosità del pubblico, si intende mettere in risalto la preziosità e l'importanza di questo capolavoro, secondo una formula di indagine profonda e di attenta analisi che si focalizza non tanto sul confronto con altre opere, ma sulla chiarificazione di ogni singolo aspetto dell'opera in questione. Certo che questo nuovo incontro con la bellezza sia un'occasione di crescita per la città e per tutti noi. Sento il dovere, a nome di Milano, di ringraziare